Allora, Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per Cleto in Fiera, finalmente un evento che valorizza ulteriormente il borgo. In questo caso ci sono stand enogastronomici ma anche intrattenimento, e quindi dicevamo è un turismo lento a chilometro zero. In compagnia di Maria Luisa Longo, che è la presidente della Proloco di Cleto, chiediamo questo evento che è stato creato, è stato riproposto, l'importanza e soprattutto se se ne faranno anche altri in futuro. Allora, buonasera, intanto salutiamo gli amici di Liberi TV, salutiamo te Cristiano che come sempre ci accompagni nelle nostre iniziative e ci dai visibilità. E un saluto a chi ci ascolta, noi rinnoviamo l'invito di venire appunto in fiera, di visitare la nostra piccola fiera a Cleto. E come tu dicevi però Riccardo, noi ogni la fiera, diciamo, non nasce con la Proloco, è un evento di tradizione popolare che è sempre esistito a Cleto, seconda domenica di ottobre e seconda domenica di maggio. La Proloco nella sua piccola, diciamo, realtà cerca soltanto di pubblicizzarla nuovamente, di rilanciarla, perché come tutti quegli eventi dei piccoli borghi un po' si sta perdendo. Quindi abbiamo un po' sposato questa causa, voler di nuovo far rivivere il borgo anche attraverso quella che era un po' il significato di questa fiera di tradizione popolare. Quindi noi della Proloco, diciamo, non vogliamo indossare assolutamente il cappello di nessuna priorità, ma soltanto quello di invitarvi di nuovo a riscoprire e a rivivere un po' questa piccola fiera, che io ripeto sono degli stand molto caratteristici, come giustamente avrete modo di visitare, dove ognuno ha la sua peculiarità, ognuno ha la sua caratteristica. Ci sono degli stand molto carini di artigianato locale e sono veramente riportano un po' in quelle che sono gli antichi mestieri. Chiaramente noi l'obiettivo è questo, soltanto dare di nuovo visibilità, decoro a una realtà che può essere di nuovo riscoperta e rivissuta. Siamo consapevoli che ad esempio questo fine settimana siamo pieni di eventi in Calabria, salutiamo gli amici della Proloco di Camigliatello che ci avevano invitato per l'autunno silano, e ci sono le giornate del FAI, però noi rimaniamo nella nostra piccola realtà per rilanciare quella che è la nostra causa, la fiera Cleto in Fiera. Quindi se non siete ancora arrivati, noi vi invitiamo, perché quest'anno abbiamo cercato in maniera anche sperimentale di rilanciarla con due serate. Si parte oggi pomeriggio, siamo già partiti alle 4, stasera c'è uno spettacolino molto carino con un bravissimo intrattenitore, un artista direi, che farà divertire i nostri bambini. Poi si continuerà con un gruppo di ragazzi che sono veramente strepitosi, perché non è solo musica, ma è una musica, sono anche un po' antropologi se vogliamo, no? Etnico-popolare, quindi sono veramente un gruppo di soveria, che vi invitiamo a venire, perché rimarranno con noi questa sera a intrattenerci mentre noi degusteremo dei panini, le castagne di Petronà. Quindi salutiamo gli amici di Petronà che hanno veramente raccolto le castagne di prima scelta per noi, che le lanceremo questa sera con un vino molto buono di una bellissima azienda, l'azienda Pino, e iniziamo così, ecco, sperando poi di storicizzarla ancora questa fiera, ogni anno più ricca, ogni anno più calorosa, e speriamo veramente che possa diventare un evento, come dire, non dico un festival d'autunno ma quasi. Quindi un saluto a tutti e un grazie a Liberi TV per darci sempre visibilità. Ancora grazie, buonasera.